Buongiorno a tutti, oggi Allegrone Immobiliare vi propone un appartamento sito in Pavia, zona Viale Lodi, vicinanze. L'appartamento è semi-indipendente ed è di 200 metri quadrati. Come vedete qua ci sono le scale. Cominciamo ad accedere alla prima stanza che è il soggiorno. Bene. Qua lo vedete un po' incasinato perché la proprietà lo utilizza un po' come magazzino. Cominciamo a salire qua sul soppalco. Soppalco che domina su tutto l'ambiente. Questo soppalco potrebbe essere utilizzato come locale svago. Ad esempio io adoro la PlayStation, quindi il suo posto sarebbe questo. Lì abbiamo l'armadio portavalise. Adesso scendiamo. Un consiglio: non salite mai su questo soppalco con una bottiglia alcolica, perché se poi la finite diventa un po' difficoltoso scendere. Qua, come vedete, il soggiorno ha due finestre. Vediamo la prima che ho aperto, poi comunque la vedremo dopo dalla terrazza di 40 metri. Di qua c'è la zona notte che vedremo dopo. Adesso entriamo nella cucina. La cucina è abitabile, ampiamente abitabile. Con i metri di questa cucina i costruttori ci tirano fuori un bilocale. Se vi piace organizzare delle cene, qua non avrete problema di spazio. Ecco, adesso vediamo ancora la cucina. Adesso passiamo al terrazzo. Il terrazzo è un terrazzo di 40 metri quadrati, dove volendo si può tenere di tutto, dal dondolo alle 4 sedie con il tavolino, anche una mini piscinetta. Queste qua sono le due finestre del soggiorno. Quella che non avevo aperto e quella che avevo aperto. Se avete anche un animaletto potete tenerlo qua fuori, che di spazio ce n'è. Bene, adesso possiamo accedere alla zona notte. Beh, qua la ristrutturazione risale agli anni 80. Allora adesso, vedete, questa qua è la zona notte, cominciamo a vedere una delle quattro camere da letto. Questa qua è la, diciamo, media. Da sul retro, quindi vabbè, davanti dove c'è la zona giorno c'è un po' di rumore, passano le macchine, mentre tutte le camere danno sul retro, quindi sono abbastanza tranquille. Questa è quella cameretta più piccola che, volendo, potrebbe essere utilizzata o come studio o come locale lavanderia, oppure creare un altro bagno. Adesso andiamo nella terza camera, che è questa, anche qua bella grande, sempre sul retro. Da beh, ci sono le zanzariere, ma sono da rivedere. Doppio vetro, vedete qua. Adesso ci diamo al primo bagno, che è questo, il bagno con la vasca. Bagno azzurrino, vediamo, con le piastrelle, con i fiori. L'appartamento è molto luminoso. Bene, adesso passiamo all'ultima camera da letto, che è quella più grande. Infatti qua vedete ci sono quattro letti. Se la casa che vi ho fatto vedere prima, ovvero gli ambienti, vi possono bastare, qui eventualmente si potrebbe rendere indipendente, ovvero chiudere quella porta lì da dove siamo entrati. Di qua
Vedete? Qui era dove siamo saliti prima. Si potrebbe aprire una porta qua. E comunque si potrebbe creare un monolocale con il bagno. Vedete qua, disimpegno e il bagno con la doccia. Anche qui lo stile è proprio anni 80 con le piastrelle con i fiori. Benissimo, ricapitoliamo. Bagno, la prima camera, il secondo bagno, seconda camera, terza cameretta, quarta camera, cucina ampiamente abitabile adatta per le feste, terrazzo di 40 metri. Poi, ah, dimenticavo, quassù c'è un armadio muro. Ok. Ed infine soggiorno con soppalco tattico. Allegrone Immobiliare 339 19 16 332. Se non puoi chiamarmi ora, condividi il video su Facebook oppure inviami un'email ad allegroneimmobiliare@chiocciolalibero.it. Le altre offerte su www.bilocalipavia.it.